tutti, oggi prepariamo un primo piatto freddo con il salmone che è davvero buonissimo. Per la ricetta di questa sera ci servirà un finocchio fresco, davvero tenero tenero. Andremo a tritare finemente il cuore, la parte proprio centrale del finocchio, poi lo sistemiamo in un'insalatiera dove poi aggiungeremo tutti gli altri ingredienti e lo facciamo insaporire con un po' di sale e olio extravergine. Ora lasciamo per un attimo da parte il finocchio e ci dedichiamo al salmone. Prendiamo una bistecchiera, la mettiamo sul fuoco e la facciamo diventare bella rovente. A quel punto ci appoggiamo semplicemente i due trancetti di salmone fresco, li saliamo leggermente. Passati appunto 1-2 minuti di cottura, li rigiriamo con una paletta da cucina e li facciamo bene cuocere da tutte e due le parti. Una volta pronti, li appoggiamo su un foglio di carta forno e con la forchetta togliamo bene sia la pelle che tutte le lische grandi, tutte le spine. Questo è un lavoro che va fatto con una certa precisione perché poi sarebbe veramente antipatico ritrovarsi qualche spina nel piatto, quindi dobbiamo togliere tutte le spine. Una volta che l'acqua bolle la saliamo e ci tuffiamo la pasta, poi facciamo insaporire insieme il salmone che abbiamo ben spinato con il finocchio e ci uniamo anche un paio di cucchiai di capperi. Nel frattempo la pasta sarà quasi cotta, una volta al dente la scoliamo e la raffreddiamo velocemente con il getto dell'acqua fredda del rubinetto in modo che fermiamo la cottura. Scolata bene, la andiamo ad aggiungere al condimento che abbiamo preparato nell'insalatiera. Ci aggiungiamo anche un piccolo pomodorino ben maturo che dà un po' di freschezza e anche un pochino di acidità. Uniamo altro olio extravergine, ci spezziamo con le mani qualche fogliolina di basilico fresco e vi assicuro che questo è un primo semplicissimo ma davvero molto molto buono. Ed ecco qua il risultato finale della ricetta di questa sera con l'abbinamento di salmone e finocchio, che sono due ingredienti che stanno benissimo insieme. Io spero che anche questa vi sia piaciuta, un abbraccione!